A tutti, posticipo di Serie A di ieri sera. Il Milan fa la partita che deve fare, domina la partita. L'Atalanta ha fatto la partita che doveva fare, ha sofferto al punto giusto. Un gol spettacolare di Leao in partenza ha portato in vantaggio il Milan. Milan che ha creato molto, secondo me. Sicuramente chi ha fatto la differenza ieri nella partita è stato Carne Sechi, che ha parato tutto quello che c'era da parare, soprattutto nel secondo tempo. Solo 10 minuti nel primo tempo di reazione dell'Atalanta, con un gol sfiorato con un colpo di tacco di Jim City, e 10 minuti nel secondo, però in realtà è stata fatta una partita dove il Milan ha mosso tanto la palla, grandissima prestazione di Adli. Ha mosso tantissimo la palla, ha sfruttato la serata di grazia di Leao, che ha continuato a puntare l'uomo, è stato pericoloso. Purtroppo tutti i tiri del Milan si sono schiantati su Carne Sechi. Un pareggio arrivato su un calcio di rigore che è più facile non darlo che darlo. Olme è stato colpito sul trapetto e spalla e si è toccato la faccia. Io credo che oggi, leggevo un po' gli articoli stamattina, si colpevolizza tanto la simulazione di Holm, ma oramai lo fanno tutti. In Italia i rigori se ne danno anche per molto peggio. Indubbiamente ieri è un rigore che ha compromesso il risultato, perché Giroud ha alzato la gamba. Devo dire che neanche chiara, molto in maniera molto chiara, si vede se ha toccato o no il giocatore. C'è più il dubbio che l'abbia toccato che no, invece. Sinceramente, un rigore che poteva non starci. L'arbitraggio di Orsato, io credo che quest'anno la classe arbitrale, mal supportata dal VAR, non stia facendo proprio benissimo. Orsato non ha saputo gestire bene la partita, hanno saputo gestire meglio le due squadre. Lo stesso Gasperini dice che il rigore potevano anche non darlo. Io credo che, va bene, le distanze sono rimaste uguali, però quella, la società, la squadra penalizzata è stata il Milan, indubbiamente. Però credo che i tifosi possano essere contenti, ha fatto la prestazione che dovevano fare. Come quelli dell'Atalanta possono essere contenti perché l'Atalanta è andata ancora a Milano, quest'anno è imbattuta col Milan e quindi grande gioia e ancora tutte e due assolutamente in corsa per la Champions.